Logos Web Radio. Ciao a tutti amici, in questa puntata del Blogos dedicata alla musica ascoltiamo l'intervista ad Andrea Ferrario, sassofonista jazz milanese di grande rilievo. Oggi abita a Bologna e collabora con la Village Big Band e la Alma Jazz Orchestra, oltre che suonare nella Blue Midnight Orchestra. Inoltre insegna sassofono presso il Centro Sociale Ceretolo di Casalecchio, dove dirige la Bidi Bop Big Band. Ha collaborato anche con Andrea Mingardi ed era presente alla Casa della Conoscenza di Casalecchio il 28 aprile scorso, in occasione della presentazione del libro Sochmel di Mingardi, con appunto la sua Bidi Bop Big Band. Ascoltiamo dallo stesso Ferrario come è nata questa band e che musica propone. È nata nel 2005, in realtà io avevo iniziato a fare delle lezioni con degli allievi di sassofono, per invogliarli inizialmente ho messo su questa big band con degli amici della sezione ritmica che mi hanno dato una mano fin da subito. Loro sono comunque dei semi professionisti, mi hanno aiutato a gestire comunque i fiati che all'inizio erano un po' faticosi da portare avanti. Poi dopo, piano piano, si sono inseriti validi elementi della scena, diciamo, jazzistica, e non solo Emiliano Romagnola. C'è la prima tromba, che è uno degli ultimi arrivati, che però in realtà ha cambiato un po' anche proprio il senso complessivo dell'orchestra, che oltre a suonare con noi fa la prima tromba nell'orchestra giovanile di Riccardo Muti, orchestra sinfonica, quindi è uno molto valido, si chiama Luca Piazzi, e sicuramente ci ha dato uno sprint, un input in più per crescere. Poi recentemente abbiamo inciso un CD con dei brani, c'è un brano originale mio, ma poi ci sono tante canzoni, insomma, di varie estrazioni, da Gershwin appunto, come quella che abbiamo suonato stasera, ma anche a Pino Daniele, Cicoria, cose di vario genere, tutte con arrangiamenti miei originali. E abbiamo chiamato vari ospiti in questo CD, musicisti insomma di un certo livello, tra cui anche Andrea Mingardi, che era qui con noi stasera, anzi noi eravamo qui con lui veramente, che ha cantato un brano nel CD. E a luglio sarete anche al Blogos, verrete a suonare. Volendo fare qualche anticipazione, cosa suonerete? Noi abbiamo una nostra scaletta che in realtà varia ovviamente a seconda dei contesti. Noi facciamo un genere Latin jazz, dove prendiamo dentro appunto canzoni italiane, come quelle che dicevo prima, Pino Daniele degli anni passati, ma quello di adesso non ci interessa così tanto. E prendiamo dentro insomma musica latina, musica jazz, abbiamo appunto un elemento che so che è al centro Logos, è sempre presente, che è Don Tullio, e lui si è inserito circa un anno fa con noi, insomma, poi ha partecipato alla registrazione del CD, adesso è parte integrante della band. Ma se uno vi vuole ascoltare a Bologna, dove andate a suonare? Sono dei locali particolari? Noi abbiamo suonato in tanti posti anche molto stretti, siamo in 18 e abbiamo suonato diverse volte all'Arteria, che è un parco che per chi lo conosce si fa fatica a capire come ci possiamo stare tutti quanti, ma ci siamo stati più volte. Poi in realtà abbiamo suonato in varie situazioni anche al di fuori di Bologna, piazza è la situazione sicuramente più adatta, certo all'aperto col parco grande, ma se no abbiamo fatto tanti teatri, anche abbiamo suonato a Manzoni, alle celebrazioni, Teatro Alemanni, dove abbiamo presentato il nostro CD. Voi avete anche un sito internet, giusto? Sì. Dove sono scritte le vostre date? Sì, abbiamo, in realtà ormai ne abbiamo praticamente due. Uno è il sito ufficiale, che è bidibop.it, e l'altro è quello di MySpace, che insomma ci si trova, basta digitare bidibop su MySpace, ci trovate, ci sono anche dei pezzi che potete ascoltare. Ringraziamo Andrea Ferrario per il suo intervento e aspettiamo la Bidi Bop Big Band qui al Blogos il prossimo luglio. Grazie anche a voi amici ascoltatori e a presto per un'altra puntata di Blogos Web Radio dedicata alla musica. Ciao a tutti da Manuela, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.